radioblu.com. Into My Soul, la voce bellissima di Didi Bridgewater con la musica dei Gaben su Radio Blu. Sono le 11:20 e ci occupiamo di un argomento di stretta attualità, purtroppo devo dire di stretta attualità, perché dobbiamo parlare di aumento della disoccupazione. Per questo abbiamo interpellato il professor Paolo Canofari, che è un economista ricercatore presso la Lewis School of European Political Economy. Buongiorno professor Canofari. Buongiorno a voi. Bentornato su Radio Blu. Professore, allora parliamo di questo aumento della disoccupazione che ci ha lasciati un po' spiazzati, perché diciamo, perlomeno da quello che diceva il governo, ci aspettavamo dei risultati invece di tutt'altro tenore. Come mai? Ma qui bisogna fare un discorso un po' generale. Il tasso di disoccupazione adesso, l'ultimo dato è dato intorno al 13%. Il problema principale è la ripresa dell'attività economica nel nostro paese. Se non, l'economia non si riprende in qualche modo, quindi se il PIL non cresce ad un certo tasso, sì, sarà molto difficile abbassare il tasso di disoccupazione. Noi chiaramente dovremmo aspettare un attimo i dati definitivi del primo trimestre dell'anno in corso, ma le previsioni sul PIL 2015 vanno da uno 0,7 all'1% a seconda delle previsioni ottimistiche. Certo. Ottimistiche che stiamo considerando, tali tassi di crescita non sono sufficienti ad abbassare il tasso di disoccupazione. Nella migliore delle ipotesi noi potremmo iniziare a vedere un calo effettivo del tasso di disoccupazione a partire dal 2016 e alcune previsioni danno il tasso di disoccupazione sotto l'11% solo a partire da fine 2017, quindi bisognerà ancora attendere parecchio per abbassare il tasso di disoccupazione. Per abbassarlo, ecco, io come dicevo appunto in apertura, il governo ha diciamo invece dato dei dati molto diversi, dicendo che appunto grazie alla riforma del lavoro c'erano più giovani occupati, soprattutto magari passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato. Ma che cosa sta accadendo realmente? Cioè, questi dati, quindi anche questo aumento della disoccupazione intorno al 13%, sono dovuti al fatto che ancora le misure del governo non sono diciamo state messe in atto, comunque non hanno sortito gli effetti, oppure c'è qualcos'altro? Dunque, la riforma del lavoro, Jobs Act, è quella che viene definita una riforma strutturale, cioè una riforma sulla struttura dell'economia. Le riforme strutturali, almeno per come sono descritte nei principali manuali di macroeconomia e di economia politica, hanno effetto nel medio e lungo periodo. Quindi pensare che vi sia un nesso diretto tra la riforma del mercato del lavoro e il dato attuale sulla disoccupazione è abbastanza improbabile, perché il tasso di disoccupazione attuale dipende dall'andamento dell'economia. Il tasso di disoccupazione strutturale, cioè quello di medio lungo periodo, dipende da queste riforme strutturali, ma per convergere a questo tasso di lungo periodo occorre tempo e occorrono le politiche economiche. Benissimo, anche questa precisazione è stata molto utile, professor Canofari, quindi io la ringrazio moltissimo e speriamo appunto di risentirla per parlare di dati invece positivi per quanto riguarda il nostro paese, il lavoro in particolar modo. Intanto grazie mille al professor Canofari e grazie per essere stato su Radio Blu. Grazie a voi, arrivederci. Radioblu.com.